Sindaco in qualità di primo cittadino di Barano, ma anche di consigliere metropolitano delegato alla viabilità, che novità ci sono per il ponte di Buonopane? Sono stati affidati i lavori alla ditta. Stamattina ho fatto un incontro con l'ingegnere Sarno, col dirigente. Abbiamo chiamato la ditta. Penso che probabilmente fine settimana ci sarà questo intervento e se tutto va bene la prossima settimana si dovrebbe sbloccare, quindi i lavori sono ormai vicini. Asse viario importante, specialmente in questo periodo di grande affluenza sull'isola. Ma certamente è un asse viario importante. Si aumenterà il carico fino a 16 tonnellate, però il problema certamente non potranno passare tutti, comunque ci sarà un limite, non è che sarà un ponte illimitato come per quanto riguarda le tonnellate, però penso che dalle richieste che abbiamo avuto sarà sufficiente un po' per tutti, anche perché è un periodo particolare. State dialogando anche con EAV per questo aspetto? Sì, e abbiamo raggiunto un accordo, penso che va bene anche a EAV, pure perché abbiamo avuto grossi disagi per i cittadini, dovevano fare più scali per arrivare a Ischia e anche ai Maronti, quindi abbiamo avuto un po' di difficoltà che mi auguro che la prossima settimana veramente si supererà. Sindaco, tantissime presenze sull'isola, sold out, torna il turismo, ma anche qualche episodio di violenza. Qual è la sua posizione come primo cittadino di Barano in termini di sicurezza e quiete pubbliche? Ma guarda, io penso che i giovani è giusto che vengono a Ischia, si devono divertire, ma ovviamente non devono esagerare. Io nel mio comune fortunatamente questi fenomeni non li ho riscontrati, tranne alcune cose che ho riscontrato, mi sono confrontato con le forze dell'ordine, sia con i carabinieri che ho sul posto, ma anche con la polizia. Poi per quanto riguarda altri fattori, questi si verificano più in altri comuni che spesso sento dire che non fanno dormire i turisti che arrivano a Ischia, perché penso devono conciliare due cose, cioè i giovani si devono divertire ma allo stesso tempo non devono dare fastidio.